Caspita, volevo pulire casa, ma questo prodotto è proprio pieno di inquinanti. C'è pure scritto attenzione, pericolo. Come fare? Cosa possiamo fare? Vabbè, dai, ci penso io. Guardate qui. Se sei come me, una persona attenta all'ambiente, all'ecologia e anche alla tua salute, sicuramente sarai preoccupato dalla presenza di inquinanti e sostanze chimiche introdotte nella tua casa ogni giorno da smog, inquinamento, cibo industriale, prodotti per la pulizia, prodotti per la cura del corpo e anche oggetti per l'ambiente e l'arredamento. Ma insomma, ogni cosa che tocco contiene inquinanti, ma come faccio a liberarmene? Niente panico, ci sono diverse strategie utili sia per stare meglio che per ridurre gli inquinanti con cui entriamo in contatto, per quanto sia possibile. Certo, per evitare completamente i danni delle tossine dovremmo andare tutti a vivere in mezzo alla natura, ma chi non può farlo? Ecco 10 semplici suggerimenti per tenere lontane le sostanze inquinanti, i pesticidi e i prodotti chimici nocivi al nostro organismo. Mangia biologico quando possibile. Puoi smettere di assumere pesticidi consumando cibi biologici il più possibile. Per i cibi non biologici, impara a leggere bene le etichette e scegli prodotti con meno additivi chimici. Per la frutta e la verdura, assicurati di rimuovere la cera e i residui di pesticidi lavandola accuratamente. Bastano 15 minuti, una bacinella di acqua e un cucchiaio di bicarbonato. Non servono prodotti costosi. Mantieni in forma il sistema immunitario, fai esercizio fisico regolarmente e mantieni lo stress al minimo. Abbi cura del tuo corpo e della tua alimentazione con una dieta a base di verdura e frutta a volontà e aiuta la flora batterica intestinale con i probiotici che sostengono la tua immunità contro tossine, allergeni, virus e batteri. Fai un ripulisti di cosmetici e medicinali. Lo sapevi? La maggior parte dei prodotti per la cura personale, tra cui creme, trucchi, profumi, saponi e dentifrici, contengono sostanze nocive come parabeni, paraffine, sodio laurilsolfato e altri nomi impronunciabili. Queste tossine possono disturbare l'idratazione naturale della pelle e dei capelli, ma molto peggio penetrare all'interno e alterare il nostro sistema, per non parlare delle sostanze considerate cancerogene. Allora basta, io non mi trucco più, non metto più nessun cosmetico, non metto neanche deodorante e mi lavo solo con acqua distillata. Calma, calma, non serve diventare estremisti. Ecco la buona notizia: puoi preparare tanti prodotti di bellezza con ingredienti presi dalla dispensa della cucina. Frutta, yogurt, miele, bicarbonato di sodio, olio di oliva. Sono efficaci e convenienti. E trovi tutte le ricette nel mio libro, Manuale Moderno di Estetica Olistica, insieme a tanti altri consigli di bellezza naturale. Ti ho lasciato il link in descrizione, qui sotto. Contro le tossine, occhio al packaging e agli strumenti in cucina. Controlla sempre la confezione del cibo che compri. Ad esempio, fai attenzione alla presenza di BPA e alle lattine di alluminio. Conserva il cibo che hai cucinato in contenitori di plastica senza BPA, meglio ancora in vetro o in altri materiali specifici più sicuri per i tuoi alimenti. E quando cucini, cerca di evitare pentole in teflon o antiaderenti. Controlla anche che quelle in pietra o in ceramica siano davvero di queste materie e non semplici antiaderenti con delle pellicole colorate. Evita gli alimenti molto trasformati e gli OGM. Non conosciamo gli effetti a lungo termine di molti additivi alimentari e sostanze chimiche, e neppure degli OGM o di pesticidi specifici usati per coltivarli. Nel dubbio, meglio evitare. Inizia a fare a casa i tuoi snack da portare al lavoro e semplici ricette da preparare e trovare pronte ogni volta che non hai tempo di cucinare.
mangia meno carne. Sempre più personalità nel campo scientifico e medico affermano che un consumo eccessivo di carne è dannoso per la salute. E non solo la carne rossa. I tessuti degli animali da allevamento industriale, macellati, contengono tante sostanze chimiche, come antibiotici, ormoni e tossine che poi noi ingeriamo. Quindi se mangi carne, almeno sceglila da un allevamento biologico. O meglio, inizia con un giorno alla settimana in cui eviti assolutamente la carne e fai una dieta vegetariana. E poi aumenta 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni e magari diventa vegetariano. Così aiuti l'ambiente, risparmi denaro e tieni lontane le tossine dal tuo organismo. Vivere in modo semplice e naturale è molto più sano, è molto più facile con questi consigli. E se vuoi vederne tanti altri, vai sul mio canale. Troverai tantissimi video con tanti altri consigli utili per la tua salute e il tuo benessere naturale. Come fare? Ma è semplice, basta iscriversi con un click, così. Assumi antiossidanti in abbondanza. Il cibo giusto è la principale fonte di antiossidante, quindi frutta e verdura fresca con colori diversi vanno benissimo, vino rosso nella giusta quantità, tè verde e semmai aggiungi un integratore multivitaminico e multiminerale ogni mattina. Se ti piace il vino, scopri come berlo in modo salutare in questi miei video. Ogni giorno inquinamento, fumo, sole, farmaci, radiazioni e reazioni interne dell'organismo creano stress ossidativo che favorisce l'insorgere di malattie degenerative. Gli antiossidanti aiutano a contenere lo stress ossidativo e a fare una prevenzione naturale. Mantenere le cellule idratate è fondamentale per la salute di tutto il corpo, incluso il sistema immunitario. Non ami l'acqua semplice e vuoi un tocco sfizioso? Aggiungi alla tua acqua alcuni ingredienti naturali per fare degli infusi e bere con più gusto, come fette d'arancia, limone, mandarino, altra frutta e anche verdura o aromi, foglie di menta e basilico, come spiego in questo video. Ma se vuoi evitare ancora più tossine, rinuncia all'acqua nelle bottiglie che contengono BPA. Controlla. Purifica l'aria di casa. Le piante sono uno dei modi migliori per pulire l'aria dentro casa e respirare solo aria buona. Pensa che la NASA le usa anche nelle stazioni spaziali. Oppure utilizza un depuratore d'aria, un ionizzatore, un filtro EPA, una lampada di sale dell'Himalaya o un diffusore di oli essenziali. Così potrai alleggerire il piano tossinico dell'aria. Usa detersivi naturali. Come per i cosmetici, anche i prodotti per la pulizia della casa sono pieni di sostanze chimiche, difficili da pronunciare. Hai ragione Simona, ma certi detersivi mi fanno proprio venire un mal di testa. Quindi scegli detersivi biologici o ricorri ai consigli della nonna per una pulizia della casa tutta naturale. Attenzione, inalare o assorbire queste sostanze tutti i giorni è molto dannoso per l'organismo. Piuttosto dedicati alle pulizie di casa con prodotti semplici e fatti in casa, con sostanze delicate, semplici ma efficaci, come l'aceto o il bicarbonato. Viviamo meglio in un modo più ecologico per noi e per l'ambiente. Forza! Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. È sempre interessante sapere come liberarci dalle tossine che ci circondano. Fallo sapere anche ai tuoi amici, condividi con loro e sui tuoi social questo video. E nel mio sito, all'indirizzo che trovate nell'info box qui sotto, tante altre informazioni utili e buone per la salute. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!